Edizione del Mayfest, in questo evento il nostro motto è casa per tutti, nessuno escluso. Il nostro benvenuto a tutte le corali presenti a questa rassegna che aiuteranno con il canto una serata nella gioia e allegria nello spirito di Don Bosco. Il Mayfest, giunto alla sua 22esima edizione, iniziato nel lontano 1996, anno centenario della fondazione della Casa Salesiana ad opere di Don Rua, rettore maggiore e primo successore di Don Bosco, è segno di apertura alla città per far conoscere e condividere la missione dei Salesiani a Caserta. Buonasera a tutti voi presenti a questo nostro evento, il terzo nel programma del Mayfest, dopo il successo della rassegna Voci Bianche del 24 maggio e la bellissima e strepitosa serata di ieri con la rassegna corale gospel. Il Mayfest vuole porsi come luogo di incontro per giovani, famiglie e abitanti del territorio. Inoltre vuole anche essere un'occasione per affrontare diverse tematiche di valore etico e sociale. Nuova sfida di promuovere la cultura come strumento che aiuta e facilita il giovane nella sua dimensione socioculturale, nel ricercare strumenti, le vie e le strategie per raggiungere gli ideali della vita. La rassegna, riservata alle corali polifoniche, giunta ormai alla 22esima edizione, come già detto, ha visto protagoniste sul palco del Don Bosco corale proveniente, possiamo dirlo, da tutta Italia e continua ad essere punto di riferimento e di approdo per i gruppi che amano il canto polifonico. Saranno assegnati ben 8 premi. Primo premio, Don Rua, Mayfest 2018, migliore esecuzione. Il secondo, premio migliore interpretazione, poi premio migliore programma, premio migliore originalità, premio migliore organizzazione, premio migliore professionalità, premio miglior coralità e premio speciale Targa Pastorale Giovanile Diocesi di Caserta. Bene, allora iniziamo a presentare la giuria che ci accompagna questa serata, iniziando dal presidente di commissione che è la professoressa Anna D'Apice. Un applauso così la scandiamo alla giuria. Poi abbiamo il professor Franco Carrano, esperto di musica corale. Il professor Antonio Izzo, organista. Il professore Tiziano Bellocchio, docente di musica. Il maestro Francesca Silvestre, corista. Il maestro Alex Capaticcio, soprano. E infine il maestro Antonella Scappaticcio, ancora soprano. Auguriamo a tutti una buona serata in nome di Maria Spiatrice, nostra padrona, e di Don Bosco, padre, maestro e amico dei giovani. Buon ascolto e buon divertimento. Molto bene. Abbiamo fatto la nostra presentazione con un po' di ghiaccio, quindi iniziamo invitando la prima corale. Invitiamo il coro polifonico Maria Santissima de Viternis. Il coro polifonico Maria Santissima de Viternis si è costituito in Cervaro nell'anno 1993. Nel 2000 ha acquisito personalità giuridica, trasformandosi in associazione corale. Il 20 febbraio 2004 il coro si è esibito all'Università Pontificia Salesiana. Nel dicembre dello stesso anno è stato invitato dal Vicariato di Roma a partecipare al concerto di Natale, promosso anche dal MIUR, tenutosi nella Basilica della Santa Maria Maggiore di Roma e alla Messa degli Universitari Europei di San Pietro, presieduta da Giovanni Paolo II. Nel settembre del 2011 il coro partecipa al concorso polifonico nazionale Guido d'Arezzo, tenutosi dall'omonima città. Nel dicembre 2013 ha eseguito integralmente il Vespre Solennes de Confessore di Mozart.
Ha partecipato al concorso polifonici nazionali di Basso, Val Corsa, Rocca Secca e San Vittore, Benevento e Aguilaro, Sabazia, conseguendo 4 volte il terzo premio e lo scorso 18 ottobre 2015 ha partecipato al 5° concorso polifonico nazionale di Fermo, conseguendo un lodevole risultato. Nel 2016 ha partecipato al concorso polifonico Manifest di Caserta, conseguendo il 2° premio. Nell'ottobre dello stesso anno il coro ha partecipato anche al concorso polifonico internazionale Antonio Grazio Ferraro di Cassino, classificandosi al 4° posto. Nel dicembre 2017 ha tenuto i concerti della commemorazione del 70° anniversario della riconsacrazione della chiesa di Sant'Antonio in Cassino, dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, ed è in procinto di preparare per il mese di dicembre in questo anno il concerto di Natale per i festeggiamenti del 25° anno della sua formazione. Il coro è diretto dal maestro Giovanni Battista De Simone ed è composto da 24 elementi. Maestro, ci presenta il brano. Bene, buonasera a tutti, seguiremo stasera. Il primo brano è l'Inno Pontificio di Charles Gounod. Il secondo a cappella di Hans Leo Hassler, cantato domino, eseguito soltanto dalle voci virili. Il terzo brano è Santa Maria Mater Dei di Wolfgang Amadeus Mozart, KV 273. Stasera saremo accompagnati, mi pregio di presentare i maestri Tini Sordellini, Olga Zagarowskaia, Alessio Petitta e Francesco Salvatore, e allora il maestro Matteo Pizzazzo, che ci accompagneranno in questa esperienza. Bene, grazie. Ascoltiamo il coro polifonico Maria Santissima di Tutelaris. Thank you.
Bene, ringraziamo il coro polifonico Maria Santissima di Viterbis e doniamo il nostro attestato di partecipazione. Bene, abbiamo finito con l'esibizione, aspettiamo. Salerno.
Oscar Mio. Serata della famiglia.